Nuovo capitolo per discutere della salvezza dei quattro tribunali abruzzesi, Avezzano, Lanciano, Sulmona Vasto, che in teoria dovrebbero chiudere il 1 gennaio 2024. Nelle immagini l'incontro con il ministro della giustizia Nordio, il sottosegretario Delmastro, il viceministro Sisto, i parlamentari abruzzesi Pagano e Sigismondi, il presidente della regione Marsiglio e naturalmente i sindaci e gli amministratori delle città interessate. A gennaio sarà costituito un tavolo tecnico per affrontare nel dettaglio i vari aspetti dell'annosa vicenda. Sull'esito della riunione sentiamo il senatore Etel Sigismondi e il presidente della regione Marco Marsiglio. È stato affrontato con determinazione il problema, poi vedremo se passare per una proroga tecnica, che potrebbe essere anche una soluzione, o recepire quella che è la legge di iniziativa regionale che il presidente Marsiglio ha rinnovato come disponibilità a mettere a carico della regione quelle che sono le spese di funzionamento del tribunale. Però l'importante era riuscire a illustrare al Ministro Nordio, quella che è la problematica che poi viene vissuta non soltanto dagli avvocati ma dai cittadini e che non riguarda soltanto il comune di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano, ma tutta una serie di comuni che verrebbero penalizzati dall'accorpamento nei capoluoghi di provincia, perché il tribunale diventerebbe veramente molto distante dal territorio, ma soprattutto cercare di far mantenere in essere quelle che sono le procure che hanno svolto un lavoro eccezionale di prevenzione del territorio. Questo è stato l'argomento. Nel tavolo tecnico poi si deciderà quello che è lo strumento migliore per cercare di dare risposte al territorio. È un atteggiamento molto positivo e costruttivo. Io sono convinto che presto, con questo governo e in questa legislatura, verrà data una soluzione definitiva che metta in sicurezza questi tribunali e che salvi tutta la geografia giudiziaria abruzzese, togliendo questo incubo, questo fantasma di una soppressione che l'Abruzzo non ha mai accettato e digerito e che non è disposta ad accettare né oggi né domani.